vuoi far capire l'alfabeto? Ti divertiremo un mondo! Contaci! Questa è arte per te. Arte per te. Da Ombretta su Arte per te, intro improbabile ma colma di verità. Oggi ritorniamo a scoprire l'alfabeto. Sì, ritorna il corso di calligrafia moderna, perché l'abbiamo un po' trascurato, diciamo la verità. Non che io me ne sia dimenticata, assolutamente no. Semplicemente che non ho avuto 10 minuti, 10 di tempo per fermarmi e mettere un ordine a tutto quello che avevo girato. Ho avuto questo tempo, quindi oggi eccomi qui. Vi annuncio che adesso andremo spediti come dei treni. Nuove tre lettere, andiamo di tre in tre. F, G, H. Scopriamo queste lettere in corsivo e naturalmente maiuscola e minuscola. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per la nuova lezione del corso di calligrafia. Oggi facciamo F, G ed H, tre lettere abbastanza impegnative oggi, eh? Allora, oggi userò con voi un nuovo strumento per la scrittura. È sempre della Pentel ed è la versione proprio per grafia giapponese dei prodotti Pentel. Vediamo un pochettino come funziona. Io non so come si chiami neanche, perché credo che sia proprio destinato al mercato. È un color brush per calligrafia e credo sia proprio destinato al mercato giapponese, perché è tutto giapponese dietro. A me l'ha dato l'azienda. Si presenta appunto con pennellino a setola. Allora, questo pennello è quello che siamo abituati a vedermi usare, o al limite l'acquarello. Questo invece, per la calligrafia più giapponese, ha un tratto più sfrangiato. Per intenderci, le setole non avranno una pittura compatta, ma a un certo punto lasceranno delle zone di bianco, che sono pure belle, perché l'ho provato e ho detto magari qualcuno potrebbe confondersi e a qualcuno potrebbe non piacere. Ho comprato i blocchi alla Tiger per fare il corso di calligrafia. Ora qua rifarò le vecchie lettere che abbiamo fatto, quindi qui andremo avanti. Allora, la prima lettera da fare dovrà essere la F. Guardate, facciamolo così in lunghezza, traccio le linee. Vi conviene sempre tracciare le linee, specialmente se siete alle prime armi. Abbiamo tracciato linee da 3 cm e mezzo circa. Io ne traccio una sola. Voi, se volete, tracciatevi anche le linee di diversi spessori. E comincio. Eccomi qua, comincio proprio con il pennino nuovo. La prima lettera è la F. La F la faccio prima a matita per farvi capire il gesto. Deve cominciare dal rigo, spostarsi, salire, scendere, quindi risalire, scendere e salire. E allora, nel salire sottili, nello scendere grossi, nel salire sottili, nello scendere grossi, nel risalire sottili, ok? Cominciamo. Saliamo sottili, scendiamo grossi, risaliamo sottili, scendiamo grossi, risaliamo sottili. F, la minuscola. La maiuscola la facciamo accanto, sarà invece un po' grosso, allora, ascendere leggermente grosso, salire sottile, scendere grosso, risalire sottile, scendere grosso, girare sottile, scendere più grosso, sottile, grosso, ok? Rifacciamolo. Io mi accavallerò a questo perché sennò non ho spazio. Scendo un po' grossa, salgo sottile, scendo grossa, ok. Vedete il tratto di questa penna? In certi punti sfrangia, è bellissimo perché dà un effetto molto anticato, però insomma è a gusto.
F, abbiamo fatto la F, ora facciamo la G. E allora, facciamola qua. La G, come una O, scende grossa, sale sottile e si chiude. Poi scende grossa, sale sottile e si chiude. Vado. No, qui. Stavo ricalcando. Che comunque potete anche farlo, potete magari tracciarle a matita e poi ricalcarle col pennino, tanto poi la matita non si vede più. Grosso, sottile, chiudo. Grosso, sottile, voilà. E adesso facciamo la maiuscola. Quindi o la fate partire da qua e quindi sottile, grosso, sottile, grosso, proviamo. Ok? La G. E adesso la H, una delle mie preferite. Vado direttamente perché più o meno avete capito il principio. Vabbè, no, ve la faccio anche qui. La H io la farò così. E allora, salgo sottile, scendo grosso, salgo sottile, scendo grosso. Ok? La H maiuscola, molti di voi, se siete giovanissimi, l'avrete proprio dimenticata perché siamo abituati a fare le due stanghette con l'asta centrale orizzontale, le due stanghette verticali con l'asta centrale orizzontale. In realtà l'H in corsivo non è affatto così, ma è l'unione di una I e di una L. Una I che si incontra con una L e al centro ha una stanghetta. Facciamo insieme, naturalmente, si sale grossi, si scende piccoli, si scende grossi, si sale sottili, scusate, si scende grossi, poi si risale sottili, si scende grossi. La salita è sottile, la discesa è grossa. Andiamo. Allora, naturalmente voi potrete decidere anche di fare un H differente, anche l'H. Adesso cosa facciamo? Facciamo i punti. Si parte da qua, 1, si scende grossi, 2, si risale, 3, si scende, 4, si sale, 5, ok? Si parte da qua, 1, si scende, 2, il 3 scende grosso, il 4 sale piccolo, il 5 sale sottile e il 6 scende grosso. Poi, questo 1, 2 sottile, questo è il numero 3, si sale con il 4. Quindi si comincia qui con un 1 grosso, si continua a salire sottile con un 2, si scende con un 3 grosso, si sale sottile, vabbè, ma poi si scende, diciamo così, con un 4 grosso per poi salire con un 5 più sottile. Allora, 1, si sale, 2, si scende, 3, non si vede, ma si sale, e 4, si scende per poi non dimenticare la salita alla fine. Anche qui, si sale, 1, poi si scende, 2,
poi si sale, 3, si scende con un tratto grosso, si sale con un tratto piccolo, 5, si scende con un 6, si sale con un 7, che non si vede ma c'è, e si scende con un 8, per poi non dimenticare la salita. Ora vi faccio le foto. Allenatevi, tanto vi allenerete finché ce la farete. Cancello adesso tutto quello che non deve esserci e noi ci vediamo alla prossima puntata, in cui immetterò un nuovo concetto, il concetto dell'inclinazione, perché anche questo concetto è molto importante. Per adesso, vedete, anch'io sono andata libera senza l'inclinazione. Dalla prossima volta dovremo trovare un'inclinazione a tutte le lettere e seguirla esattamente la medesima. Intanto allenatevi a fare F, G ed H. Buon lavoro e ci vediamo dopo le foto. Difficili, ma non sono neanche facili, quindi mi raccomando, mettetevi di buzzo buono ed allenatevi, vedrete che vi riuscirà benissimo e verranno fuori delle bellissime consonanti che, se mi vorrete fare vedere, potrete postare sulla pagina Facebook di Arte per Te, trovate sempre il link qua sotto. Vi ho fatto aspettare tanto, quindi adesso basta tergiversare, correte ad allenarvi. Però prima vi aspetto su Ombretta e su Due Cuori Una K, i miei altri due canali. Mi raccomando, cliccate su iscriviti e rimanete a parlare con me anche negli altri canali. Va bene, adesso vi lascio liberi di andare ad esercitarvi. Noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ehi, a presto!